Eccoci con la lezione di diritto che in questo caso assembliamo tutto il triennio. Perché? Perché affrontiamo un argomento quanto mai attuale come l'e-commerce, ovvero il commercio elettronico, il commercio virtuale che in questo periodo peraltro di coronavirus e quindi restrizioni ad esso correlate è appunto attuale. Perché? Perché tante aziende stanno sostanzialmente commerciando online, stanno attivando delle sezioni dei loro siti per evitare l'incontro in presenza in negozio, ma poter comunque continuare la propria attività commerciale. Eccoci, così possiamo vederci e approfondire meglio la questione. Qual è sul piano contrattuale la caratteristica fondamentale dell'e-commerce? Caratteristica fondamentale è che lo spazio è virtuale, non abbiamo uno spazio fisico. Abbiamo un riferimento sociale, una ragione sociale di riferimento, cioè una ditta, la ditta Tizio Caio. Ma lo spazio di conclusione dell'accordo non è un luogo fisico, non è la sede legale dell'azienda, non è la sede operativa, ma è appunto il web. E tutto avviene in maniera virtuale, compreso, diciamolo, l'accordo, l'assenso, lo scambio del consenso, che è una parte ineludibile del contratto, di ogni contratto. Vediamo adesso la nostra dispensa che ho scansionato e vi renderò disponibile su Classroom in modo da potere sostanzialmente approfondire i punti essenziali. Eccoci. E-commerce. Abbiamo una paginetta dove si dice che il termine e-commerce, abbreviazione di electronic commerce, indica quell'ampio e particolare fenomeno volto alla conclusione di transazioni commerciali tramite internet. Le operazioni legate all'e-commerce si svolgono in uno spazio non fisico, ma virtuale. Tale smaterializzazione non si riferisce soltanto al luogo di formazione del consenso contrattuale, ma anche alla fase dell'esecuzione, come avviene per esempio con il meccanismo del download. Avete mai provato a comprare un programma, un software o la licenza di uso di un software, per esempio un antivirus? Mettete la carta di credito, acconsentite a tutti i passaggi, viene effettuata la transazione, dopodiché l'acquisto si manifesta con uno scambio, ma è uno scambio virtuale attraverso un download. Alla luce della natura soltanto virtuale dello spazio nel quale si svolge la contrattazione, viene affrontato in giurisprudenza il tema della determinazione del luogo. Di fatto sulla rete l'offerta contrattuale viene diffusa in due modi: presentandola in una pagina web, in un sito, inviandola per email. E questo, diciamo, è il luogo virtuale, appunto il sito, la pagina web, l'email, attraverso cui si fa la proposta. Dopodiché lo scambio del consenso avviene in un luogo altrettanto virtuale. Cosa troveremo nei nostri contratti? Troveremo scritto web? Troveremo scritto internet? No, troveremo sì scritto il sito internet. Troveremo scritto l'indirizzo email dal quale partono e al quale si invia la conferma di consenso. Cioè, lo spazio virtuale viene normato come se fosse uno spazio fisico. Non solo, con riferimento all'e-commerce sembra diventare sempre più diffusa la tesi che tale momento e tale luogo devono individuarsi in quello in cui ha sede il server del provider. Cioè, siccome il nostro codice civile purtroppo è stato scritto nel 1942, quindi quando va a disciplinare negli articoli 1321 seguenti la normativa sul contratto, ragiona con la testa della tecnologia del 42, cioè una tecnologia inesistente.
E quindi si pone dei problemi, si pone delle domande che oggi probabilmente non hanno più senso in alcuni casi. Cioè, come faccio io a dire che dietro quell'email, dietro quel sito c'è realmente quella persona? Individuo un indirizzo IP. Nel contratto indicherò che quell'azienda è proprietaria di una serie di indirizzi IP, cioè di computer. Quell'azienda, nel suo stato patrimoniale, abbiamo fatto il bilancio, vi ricordate, dovrà indicare tra i cespiti i vari server, i vari computer di cui dispone. Quindi alla fine noi andiamo a ritrovare, cioè, se c'è qualche problema, dobbiamo andare a capire chi ha fatto cosa e dove, noi riusciamo a risalire anche al computer nel quale è stato concluso quell'accordo, nel quale sono state scambiate quelle transazioni, quei consensi. E questo voi vi rendete conto che quando siamo in presenza, per esempio, di truffe o per esempio comunque di problematiche legate a rivendicazioni su servizi non fruiti, eccetera, eccetera, questi sono problemi che in sede di tribunale vanno affrontati. Come avvengono le truffe? Le truffe avvengono con società fantasma che nascono e muoiono e non si capisce bene dove hanno sede e chi c'è dietro. Quindi vedete che anche tutte queste cose apparentemente noiose, retoriche, fuori dal tempo, relative al contratto e-commerce, non sono così campate per aria. Benissimo, eccoci di nuovo in video. Passiamo all'esercitazione. Cosa faremo per la prossima volta? Considerando che potremmo continuare a parlare ancora di e-commerce, in una maniera però più concreta, più operativa, e cioè immaginiamo che cosa dobbiamo fare per attivare un e-commerce. Cioè, noi siamo titolari di un'azienda, il settore merceologico, sceglietelo voi, va bene qualsiasi cosa, che fino ad oggi ha lavorato solo in presenza, cioè solo attraverso il normale negozio, la normale attività di impresa che non avviene online, che non ha ancora menzionato tra le possibilità la vendita online. Da oggi vogliamo attivare una sezione e-commerce, un po' perché il periodo ce lo impone, un po' perché comunque sia sarà la frontiera del futuro. Dobbiamo sostanzialmente strutturarci per fare l'e-commerce. Quante cose dobbiamo pensare? Non mi fate le cose tirate via. Proviamo a pensare come se la nostra azienda di scarpe, di vestiario, di arredamento, di qualsiasi cosa vi può interessare, deve strutturare tutto l'e-commerce. Preparate un elenco sul quaderno e poi lo inviate, ovviamente, con tutto ciò che va pensato, organizzato per attivare correttamente l'e-commerce. Quindi dalla contrattualistica online, al sito, al sistema di spedizione, a, non so, numeri telefonici di riferimento per l'assistenza, tutto ciò che può servire. Ovviamente vi consiglio di trarre spunto magari dalla visione di qualche sito web, magari di grandi catene di commercio online, Amazon, eBay, per vedere e avere ulteriori spunti. Buon lavoro!